Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi ho come compagna di video Chicchetta. Oggi voglio fare il video, oggi ho freddo, le 10 cose che mi rendono felice. Ho visto questo video fatto da Sorrisi Azzurri, che saluto tantissimo. E niente, mi ha fatto venire voglia di farlo. Quali sono le 10 cose che mi rendono felice? Beh, al primo posto direi i miei figli. Assolutamente sono la cosa più bella che io abbia mai creato e mi riempiono sempre di orgoglio, sia a scuola che nel caso di Giulia. Nello sport, quando ha le sue piccole vittorie, piccole, piccole per gli altri, per noi sono, ecco adesso caldo, per noi sono delle grandi vittorie. Niente, i miei figli sono al primo posto, sempre e comunque. Poi al secondo posto metterei cucinare. Cucinare. Slash mangiare, perché penso che cucinare per la mia famiglia sia un modo per dimostrare loro quanto li ami, e mangiare, no, cioè è inutile stare lì, mi piace mangiare. Poi, al terzo posto cosa possiamo mettere? I regali. Allora, mi piace più fare i regali che non riceverli. Mi piace vedere l'espressione del viso quando faccio i regali, però è un'arma a doppio taglio, perché come mi piace vedere la faccia, l'espressione gioiosa di chi riceve i miei regali, mi ferisce altrettanto profondamente quando non vengono apprezzati, cioè non che io voglia sentirmi dire grazie, non che io voglia chissà quali esternazioni, però, santo cielo, fa anche piacere sentirsi dire grazie, è inutile stare lì. Quando invece vedo che, boh, già dall'espressione del viso, bellino, ascolta, preferisco che tu mi dica, ascolta, mi fa schifo, oppure, ma non potevi scegliere qualcos'altro? Vabbè, ci rimarrei malissimo, però sarebbe un modo più sincero di dirmi che il regalo non ti piace. Riceverli invece è tutta un'altra cosa, ma che sia un fiore, ricordo. Tanti e tanti tanti anni fa, quando mio marito arrivò con un mazzetto di violette, piccolino, legate insieme tutte da un filo d'erba, beh, io vi posso assicurare che è stato il regalo, più bello che lui mi abbia mai fatto, ma non perché voglio essere quella che dice ah no, il diamante no, no, anche quando mi ha regalato il brillante sono stata felice. Però il fatto che lui si fosse fermato e mi avesse raccolto quei fiori, proprio pensando a me, e poi il fatto che li avesse messi insieme col filo d'erba è stato veramente un gesto troppo, 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 troppo carino. Basta. Poi, come altra cosa che mi rende felice, felice, mi dà, cosa c'è? Lei vuole sempre le coccole. Mi dà quell'input in più, magari se sono triste, ecco quello. No, non è felicità vera e propria. Felicità è quando magari mia figlia è fuori per delle gare e mi dice: Mamma, ho vinto una medaglia. Cioè, lei è felice, io sono felice con lei. Ecco, quella è la felicità. Diciamo che una cosa che mi dà gioia è fare shopping, che sia online, che sia in negozio, che sia qualsiasi forma di shopping.
Se sono triste o se sono giù e che ne so, vado su Wish e mi compro anche una sciocchezza da 1 euro, pensare di averla poi tra le mani dopo qualche giorno mi rende veramente felice, 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 felice. Gioiosa, mi dà niente, quell'input in più per affrontare il resto della giornata, magari. Poi un'altra cosa che io nel frattempo sto grattando chicca, che si è come, no, devo farvela vedere, guardatela come si è messa. Cucù, buongiorno a tutti. Allora, cosa mi piace? Mi fa felice quando viene apprezzato il mio lavoro. Ecco, quando una cliente mi dice, mi sono trovata bene con la tua crema, mi sono trovata bene col tuo sapone, mi sono trovata bene, ho fatto una bella figura col tuo bracciale. Ecco, quella è una cosa che mi rende felice perché dopo tutto il lavoro e il tempo e l'impegno messo per fare una cosa, mi rende felice soddisfare le mie clienti. Un'altra cosa che mi rende molto, molto, molto felice, però purtroppo non posso sempre farlo, è quello di andare a casa. E per casa io intendo, i due poli opposti. Il Piemonte e la Sicilia. In Sicilia perché c'è mio padre, la tomba di mio padre che cioè ormai è un pezzo di cuore sepolto lì. E in Piemonte perché ci abita ancora mia madre, per cui ovviamente la mamma è sempre la mamma e fa sempre piacere andare dalla mamma. Anche alla tenera età di 50 anni. Fa sempre piacere andare dalla mamma, sentirsi coccolata dalla mamma, avere la mamma che ti prepara la colazione, non c'è pari. Mentre giù in Sicilia, beh, lì ho trascorso gli anni della mia infanzia e gli anni più belli della mia vita, per cui quella è una cosa che mi dà estrema gioia, ma proprio a livello emotivo mi dà veramente molta, molta pace, il fatto di andare a trovare mio padre e portargli dei fiori è veramente bello, qualcosa di estremamente bello. Mi lego al fatto di andare a casa per dire che una cosa che mi dà gioia è andare in montagna. Io amo la montagna. Quasi quanto amo il mare. Ho la fortuna di abitare in un posto dove ho il mare a 2 passi e la montagna. Cosa c'è? Guardatela, guardatela, quant'è monella, guardate quant'è monella. Cicciotta, cicciotta. Io faccio il video e lei mi morsica, va bene. Allora, stavo dicendo, abito a 2 passi dal mare perché ho il via sul mare, però a mezz'ora ho un posto di montagna dove d'inverno c'è la neve, dove c'è un'aria fantastica, dove c'è la Lidl. Sì, mi piace, che ne so, andare su e raccogliere erbe, fiori, basta! Simpatiche. Però al tempo stesso, ecco, c'è da dire una cosa: amo il mare, amo però amo l'acqua, cioè amo stare nel mare. Io non amo stare al sole, anche perché purtroppo ho dei problemi per i quali non posso prendere il sole. Non posso prendere il sole, però posso stare in acqua. E infatti, di solito quando vado al mare,
arrivo, entro in acqua, esco dall'acqua, andiamo a casa, perché non... Cioè, sono anni ormai che non mi stendo più sull'asciugamano al sole. Se proprio devo prendere il sole, andiamo in canoa e mi metto sulla canoa a prendere il sole perché, proprio non, è diventato per me intollerabile pensare di stendermi sull'asciugamano a prendere il sole. No, non ce l'è. Bene, adesso non so quante cose sono. Penso che siano 10. Ringrazio ancora Sorrisi Azzurri per questo video che ha fatto e che mi ha ispirata. E adesso, no, guardate in che condizioni devo essere io a fare il video con questa cagnolina che vuole mordicchiarmi. Detto questo, fatta vedere Chicca, vi mando un bacio, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!